Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio della Scienza dei Dinosauri. Oggi però tratteremo di un esemplare che nell'immaginario collettivo viene erroneamente considerato un dinosauro, ma che invece ne era ben diverso. Lo pteranodonte, ovvero una creatura dotata di un'apertura alare di 7 metri appartenente al periodo Cretacico. Qui è Guida Scientifica per Autosofisti e queste sono 9 curiosità che forse non sapete sullo pteranodonte. Il nome scientifico completo è Pteranodon longiceps e venne coniato da Karl Marsh nel 1870, che scoprì il primo esemplare nei depositi calcarei delle Smoky Hills in Kansas, dove, 85 milioni di anni fa, si estendeva un mare. Il significato del nome è ala senza denti, infatti il becco degli pteranodonti ne era sprovvisto, a differenza di quello degli pterodattili. Potrebbe sembrare difficile cacciare senza denti, ma il becco era composto da margini ossei ed era molto allungato verso l'alto, e si ipotizza avesse una sacca dove immagazzinare pesci, simili a quella degli pelicani. In più terminava con una grande cresta ossea, le cui dimensioni dipendevano da età, sesso e specie. Si pensa potessero servire per mettersi in mostra e comunicare con gli altri membri dello stormo, ma anche come timone, per poter virare al meglio durante le manovre aeree. Benché avesse un'apertura alare di 7 metri e un peso che si aggirava solo intorno ai 20 kg, lo pteranodonte sfruttava le correnti d'aria, planando per la maggior parte del tempo. Questo tipo di volo è chiamato veleggiamento dinamico e viene utilizzato dagli albatros, che gli consente di pescare per lunghi periodi sopra l'oceano, senza però sprecare troppe energie. Il volo dello pteranodon però richiedeva un occasionale battito di ali per mantenere l'equilibrio. La sua partenza da terra, infatti, avveniva utilizzando solo gli arti anteriori come leva e una successiva serie di battiti veloci per mantenersi in volo. Una volta in aria, avrebbe aperto totalmente le ali e avrebbe iniziato a volare. Lo spostamento sulla terra avveniva con l'utilizzo di tutte e quattro le zampe, mantenendo le ali ripiegate. Anche se alcuni ricercatori credono ancora in un movimento bipede. Ci sono alcune ipotesi che vedono la somiglianza delle ali dello pteranodon con quelle di gabbiani e pelicani, quindi si ritiene possibile che la creatura fosse capace di nuotare e addirittura di immergersi per cacciare. Durante la caccia, infatti, immergeva parte del becco in acqua durante il volo radente, e ciò è possibile solo se l'animale è in grado di riprendere il volo una volta finito in acqua. La differenza tra maschi e femmine di Pteranodon non era solo la cresta cranica, che era più grande e vistosa nei maschi e più piccola e arrotondata nelle femmine, ma anche nella larghezza del bacino, che era più grande negli esemplari femmine, per facilitare il passaggio e la deposizione delle uova. I piccoli di Pteranodonte erano iperprecoci, quindi erano indipendenti e capaci di volare subito dopo la schiusa, procacciandosi il cibo da soli ed evitando qualsiasi cura dai genitori. Questo non avviene negli uccelli moderni, dove i piccoli non sono in grado di volare se non dopo qualche settimana dalla schiusa e sono completamente dipendenti dai genitori. Gli pteranodon nidificavano principalmente sulle alte scogliere o su isole rocciose, lontani da tutti i predatori terrestri e con facile accesso al mare aperto. Ciò non vuol dire che erano totalmente al sicuro. All'interno di alcuni fossili di mosasauro, un enorme rettile marino del Cretaceo, sono stati trovati resti scheletrici appartenenti a esemplari di Pteranodon, il che fa presumere che il loro planare sopra l'oceano li rendeva facile preda di questi cacciatori subacquei. L'ultimo dito dell'ala dello pteranodon si collegava con il resto del corpo attraverso una membrana chiamata propatagio, molto simile a quella dei pipistrelli. Questo tessuto era ricoperto di peli, il che fa pensare come la pteranodonte non fosse un rettile volante a sangue freddo, bensì una creatura a sangue caldo, ipotesi rafforzata dal grande dispendio di energia utilizzata durante il volo.
ammortizzabile solo da una creatura omotermica. È risaputo che la dieta dell'Opteranodon era prettamente a base di pesce, ma in verità c'era la possibilità che si cibasse anche di crostacei e molluschi, utilizzando il becco per forzare l'apertura delle conchiglie. Rodan, appartenente alla filmografia di Godzilla, è probabilmente l'Opteranodonte più famoso del cinema giapponese, ingigantito per via di mutazioni da radiazione. Nei videogiochi invece abbiamo Aerodactyl, Pokémon di prima generazione il cui aspetto è basato sull'Opteranodonte. Detto questo, io vi saluto e vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se questi tipi di video vi piacciono. Ciao a tutti!